Oggi prepariamo i pretzel. I pretzel sono un pane tipico della tradizione tedesca. I pretzel sono caratterizzati da una superficie scura, color nocciola, e molto lucida. L'impasto dei pretzel è un impasto classico del pane con l'aggiunta di un po' di burro. Ma per ottenere la superficie lucida è necessaria una doppia cottura. Andiamo a vedere come. Tagliamo il panetto in 8 parti uguali. Allunghiamo fino a circa 60 cm, tenendo la parte centrale un pochettino più cicciottella. Per dare la forma facciamo un doppio giro, così, rigiriamo verso il basso e uniamo sulla pancia. Ecco qui il nostro pretzel. Mettiamo a lievitare sulla carta da forno. Ecco i pretzel che abbiamo preparato, ne sono venuti 8. Li abbiamo messi sulla carta da forno a riposare una ventina di minuti e abbiamo pretagliato la carta da forno. Adesso vi faccio vedere perché. Abbiamo anche messo a bollire 2 litri di acqua e appena comincia a bollire buttiamo 40 g di bicarbonato di sodio nell'acqua che bolle. L'acqua bolle, andiamo ad aggiungere il bicarbonato di sodio. Immergiamo il pretzel con tutta quanta la carta da forno nell'acqua e andiamo a rimuovere la carta da forno solo in un secondo momento, per non rovinare la forma del pretzel. Ecco qua. Cuociamo il pretzel nell'acqua bollente col bicarbonato per circa 30 secondi. Con l'aiuto di una schiumaruola lo facciamo cuocere per bene. Passati appena 30 secondi, lo togliamo, lo facciamo gocciolare bene e lo mettiamo subito sulla carta da forno, su una teglia sulla carta da forno. Facciamo delle incisioni per il senso della lunghezza. Mettiamo un po' di sale grosso.